Benvenuti, sono Mario Fais 85 e oggi ci troviamo di nuovo su FIFA 16 per un'altra partita del Road to Division 1. Allora, l'ultima partita è stata un pochettino così andante, mi sono divertito, però diciamo così. Sono venuti fuori molti problemi che già avevo avuto in altre occasioni e che devo dire un pochettino mi hanno fatto dubitare un pochettino della validità in alcuni momenti dell'impianto del gameplay di FIFA. Cosa intendo? Parlo soprattutto dell'aspetto del gameplay che riguarda soprattutto il movimento dei giocatori. Diciamo, a volte risulta un pochettino ostico. Riuscire a farli muovere come tu veramente vorresti. Piuttosto che, faccio un esempio, se io voglio prendere un giocatore, lo voglio portare in un punto e fargli fare, per esempio, un passaggio in un certo modo, sembra che a volte ci si confonda, proprio che il giocatore voglia fare un po' quello che vuole, come se quasi ci si fosse un tanto di. Diciamo così, di computer anche nel momento in cui tu hai il manuale, cioè quindi probabilmente per avere un gioco come effettivamente si vuole, si dovrebbe usare i comandi totalmente manuali. Comunque, adesso continuiamo, non perdiamoci d'animo. Ancora direi che operare cambi non è il caso, quindi possiamo tranquillamente andare avanti perché tanto i giocatori sono ancora abbastanza in forma, quindi partiamo e vediamo di trovare un avversario. Allora, l'avversario diciamo non sembra molto ostico dal punto di vista della squadra, però bisognerebbe vedere Stanno cominciando la dall'altri stagione con un punti di punto, oggi vista. cercheranno di ottenere. Ci Ok, siamo, pronti, possiamo via. cominciare. Ecco la formazione della squadra di casa. Speriamo che L'allenatore ha scelto di ci mandare in sia campo la una formazione molto possibilità di equilibrata, giocare classica. tranquillamente come Che in voga sono. sono abituato a giocare io, vediamo un po'. Oh. Ok. Intervento falloso, gara subito calda. Vabbè, già fallo, eh. Camiseria. Occhio alla punizione. La barriera salta per passare via. Ok. Qua è sempre meglio rinviare. Allora, uno, due, Sa. Fossati. Bellissima azione, incredibile. no, merda, Arrivava il pallone agli secca. avversari. Buena. Fallo. Ecco l'intervento dell'arbitro. Partita appena iniziata, intervento scomposto, ci sono dubbi ammonizioni. L'arbitro ha valutato attentamente questa azione. Poteva essere rosso per Luigi. Palla che esce Non fuori è dal campo. scesa, peccato. Sulle punizioni sono sempre bravo. Contrasto ruvido, vigoroso. Pericolo, ecco il tiro. Olè, grande Interviene, Storari, vince l'inizio. grande. Palla in out, sarà corner. Portiere sicuro sulla traiettoria. Ok, falla. No, Salta il palo. perché?
Fammi vedere. Vai dritto per dritto. Vai, Cambiato vai, vai, umido. vai, vai. Tiro curato. No. Ancora ci aveva selezionato il passaggio da qui. Balzano. Grande. Spazio per il cross. Vai, 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 vai. No. Tim Bogason. Non è andato. Ok. Magnifica chiusura difensiva. Trova il compagno. Prendigliela, prendigliela, prendigliela. Mamma mia. Vai, vai, rinvia. Bellissimo, preciso, efficace. Ah, che schifo, dovevo. Che schifezza che ho fatto. Vabbè. Vai, 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 vai. Oh. No, quelle righe! Fischia è calcio di rigore. Rigore, l'arbitro indica il dischetto del Dai, dai. calcio di rigore. Interdi. No. Rete. Non è possibile, non mi posso fottere le partite così. Rigore calciato con sicurezza. Palla che finisce in rete. Precisa conclusione. Il tiro non può farci niente. Ecco, questo era quello che Momento della intendevo partita quando con questa parlavo di palla. 1-0. far fare ai giocatori quello che Tim Bogason. veramente si vuol far fare, non, e non, diciamo, Guerin. subire la loro, il loro. Occhio perché l'arbitro Ne ho potrebbe preso anche due al stabilire un pezzo di uno. cartellino. Palla buona, Vabbè, poi da questi subito. volano con. Basta soffiarci sopra, questi qua, e volano. Difensiva che interrompe l'azione in un momento Vai. Perché interessante. ti metti dietro? Ti devi mettere davanti, non Attentissimo alla dietro. situazione che era complicata. Ecco, e si Riesce a mette dietro. interrompere la trama con un buon intervento. Vai, vai. Cosa L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. ha fatto? Oh. Spostato. Gioca Vai, centro. vai, vai, vai. No! Vai, questo è già la Specialista migliore in queste situazioni, di gol. difensore. La grande soddisfazione per lui di Luigi. Però non si può Doppietta per subire assicurare un gol l'arbitro così. azione. Appunto. Conclusa un buon pallone al Non centrocampo. riesco più a fare un'azione come dico io. Cioè, Salta l'uomo, attenzione! boh. Com'è che Rischio per sì, il sto là, difensore riguardalo avversario. il pallone, eh. Vai! No! Duello molto fisico per il possesso di palla. No, aspettalo, aspettalo, aspettalo. Vai, 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 vai. Vai, Intervento visto? pulito, fa suo il pallone sulla fascia. Cepitello. Bueno. Arriva la No, palla lì senza dovevo dargliela difficoltà. lunga. No, Lo no, salta di aspettalo, petto, aspettalo, abbastanza aspettalo. prova e c'è la presa sicura del portiere. Ok.
Grande, vai Bertolacci, vai, vai. Cosa stai facendo? Perché quella cagata? Sì, buonanotte, vabbè, dai. Vabbè. Altra partita sminchiata, dai. Buonanotte, addio. Faccio tutto dopo il pronto, campo. Comincia la seconda frazione. Artiglia bene il pallone. Melchiorri. No, no, ma si è postato. Io l'avevo passata a lui, non alla... Che fai, portiere? Chi ti ha detto di uscire così? Boh. La magia per saltare l'avversario, imprevedibile. Chiudi, 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 chiudi. Già battuta la punizione e l'arbitro per qualcosa che non va. Recuperano palla. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Qua, boh. Accettano bene il pallone e provano a ripartire. Guarda il rimpallo, porca miseria, che gli va proprio sui piedi. Murru. Ma si può? Poi mai che me lo dia a me, un rimpallo del cacchio. Cosa c'è? Tutto facile qui per il portiere. Vabbè. Porca. Poteva essere una buona opportunità, ma hanno perso il pallone. Prova in porta. E gol! Gol, vai. Dai che ricominciamo la rimonta. Un po' sorpresa. Gran gol. Colpisce di testa, la risposta del portiere sul colpo di testa. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Prova la botta, grande intervento del portiere. C'è il portiere, con il corner. Con i pugni, la lontana. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Bertolacci. Vai, ma sao! Corri, cavolo! Fuori gioco, offside, tutto fermo. Comoda uscita del portiere. Occhio all'errore del portiere. Fuori, fallo laterale.
Ok, dai, l'ha fatta anche lui la cagata. Con cui sarà un buon pallone No! centrale. C'è spazio davanti a sé. Attenzione al tiro, parata straordinaria, come un gol. Mamma mia, sto orario è da... è da incorniciare, eh. No, dai. Crossa. Senza problemi, il portiere può farla Oh, uscire. Mancano pochi minuti alla forza, fine, ma dai, qualche dai, colpo dai, deve dai, dai, regalarci. prendigliela, prendigliela. Prendi italiano, grande. Il momento No. chiave della gara per modificare le sorti del match. Un tempo in Vai, bilico, vai, vai, vai. palle gol adesso. Cerca la porta. No, dai, che Questo è gol. culo. Non è possibile. Ci sono certamente delle responsabilità da parte del portiere in questa partita, certamente non brillante. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Non è possibile. No, non si riesce a fare un passaggio, non è possibile. Non si riesce a fare un passaggio, è incredibile. Riesce a fare un passaggio in grazia di Dio, porca miseria. Tempo dalla loro parte, stanno portando a casa una vittoria impensabile alla vigilia. Venivano dati per sfavoriti prima di questa sfida, ma finivano. L'arbitro che ferma il gioco. E viene dunque inserito tra i cattivi, cartellino giallo per lui. Speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte, altrimenti è fuori. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Ed ecco il fischio dell'arbitro che chiude la gara sul punteggio di 3-1. Questo fammi dire, Stefano, è proprio la bellezza del calcio. Oggi nessuno avrebbe scommesso su questo risultato alla vigilia. No, con me, cioè, sarebbe stato il contrario se vincessi.